Buongiorno, bentornati nel mio canale. Un nuovo video. Questa volta però sono tornata da Sephora. Devo dire che Sephora è sicuramente lo store che io prediligo. Al di là della scelta, comunque della vasta scelta di prodotti, a me piacciono molto i regali che mi fa Sephora. Devo dire che Douglas in confronto lascia molto a desiderare. Douglas non lo so, però nonostante io sia anche affezionata a Douglas, abbia la tessera e tutto quanto, però diciamo ti regala, non lo so, tante volte sì e no i profumini e tante volte può capitare magari qualche cremina viso. Però di regali belli come quelli che ti fa Sephora, mai. Allora io direi di cominciare questo video proprio nel mostrarvi. Stava cadendo il siero nel mostrarvi quello che mi è stato regalato questa volta. Cioè, ma quanto può essere bella! Allora, diciamo che avrei preferito. Aspettate che questo lo sposto. Avrei preferito magari il logo del brand un pochino più piccolo. Infatti, diciamo che però ci sta, ecco, ci sta perché comunque questa è una pochette estiva. Infatti è garzata. Non si percepirà nulla. Qui ha la zip e quindi ci sta anche che comunque il logo sia leggermente più grande, proprio perché essendo così magari estiva è leggermente, forse vuole essere leggermente meno sobria. Comunque all'interno è molto molto capiente e questa ovviamente è adatta per riporre ad esempio i costumi bagnati piuttosto che le creme, insomma. Quello che si preferisce. Allora, veniamo al bottino. Scaraventiamo la nostra bustina. Olè! Ok, questo è il bancomat e non ci interessa. Ok, lo scontrino me lo metto qui. Allora, altri regalini. Mi tolgo subito i regalini così poi ho più spazio. Allora, questo non me lo dovevano dare. Questo no, 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 non me lo dovevano dare perché mi è piaciuto un casino. Mamma mia, veramente è strabuono. Ed è appunto quello di Chanel, quello verdino che io ho visto un sacco di volte, che però non mi sono neanche mai andata lì, insomma, non ho mai fatto neanche la fatica di andarlo a sentire. Ma è buonissimo. È buono perché comunque. È un profumo piuttosto delicato, ci sento un qualcosa, una punta di agrumato, anche forse qualcosa di floreale, ma la nota che più no, non so neanche se sia all'interno, comunque non sono andata a leggere, però io ci sento un qualcosa tipo la camomilla. È un profumo, quello alla camomilla, che io sto cercando disperatamente, ma veramente non lo trovo da nessuna parte. Ho anche chiesto, mi hanno consigliato ad esempio quello di Prada. Però io sinceramente la camomilla non ce la sento. È lui, veramente la vita. Quindi questo sarà sicuramente il mio prossimo acquisto. Poi mi hanno dato anche il Noir Allure, che dovrebbe essere l'ultimo, veramente è già un po' che è uscito, del mascara sempre di Chanel. Allora, su questo mascara c'è una storia che veramente io non riesco a trovarne la soluzione. Praticamente questo a me, me l'aveva regalato mio marito, mi sembra forse per la festa della donna, qualcosa del genere. Comunque, io non ce l'ho più, non lo so, non ce l'ho più in casa, non lo riesco proprio a trovare, poi io sono piuttosto ordinata, quindi non lo so, vabbè. Non, era nuovo di zecca, tra l'altro non l'avevo ancora neanche usato, quindi vabbè, proverò lui per vedere se mi piace. Poi mi hanno dato un nuovo campioncino del profumo di Lancôme, è uno dei toilette, anzi è uno dei toilette di Lancôme Lidol. Di questi veramente ne ho parecchi, ormai ne ho parecchi. Poi magari un giorno se vi va vi farò vedere la collezione di mini profumi, di mini profumi. E poi mi hanno regalato anche questo che veramente io quando l'ho visto poi mi ha parecchio incuriosito, perché questo qui, questo brand Jo Malone, me ne hanno parlato un sacco bene. So che sono dei profumi di alto livello, sono molto molto particolari, però io sono incappata in un profumo dolce, quindi non lo so, o lo regalerò
aspettate, però è piuttosto. No, dai, ci stiamo. Pensavo fosse troppo grande da mettere nella collezione dei mini profumi. Quanto sei? Quanto prodotto sei? 9, sono 9 ml e di qua invece ce ne sono 5, infatti, però questo è più cicciottino, questo di Jo Malone, quindi dove vi metto? Vi metto qui, ok, sapevo dove metterli. Poi, sempre campioncini, mi hanno regalato questo che è di Chanel, regà, io veramente non so, cioè, boh, secondo me ci faccio tipo due full size di ste robine qua. Ed è il numero 1. Oggi sono in una fase molto francese, una fase molto stupida. Non so stare. Di Chanel. E questa è la Crème Riche Revitalisant aux Camélias Rouges. Raga, non l'ho mai provata veramente. Però so che è buona, devo provarla. Poi, voilà. Poi stavano in fissa con Chanel, raga, mi hanno visto, mi hanno detto questa c'ha la faccia che si compra sta roba e fa. No, sicuramente avranno visto dalla tessera, non è che sono stupidi, eh. Avranno visto dalla tessera su cosa vertono i miei acquisti e quindi mi hanno regalato questo. Questo però l'ho molto molto gradito perché è una lozione per il viso e dentro ce ne sono 10 ml, sono troppo alta, ce ne sono 10 ml e siccome io comunque sia non, di solito non lo metto sul dischetto e poi sul viso, ma lo metto direttamente un po' così sul viso perché altrimenti veramente rimane tutto lì nel cotone e va sprecato. E questi sono 10 ml, quindi non proprio pochi pochi, e quindi mi daranno la possibilità di poter testare questo prodotto che io ero incerta se comprare o no. E, tra l'altro, no, raga, tra l'altro, io non so se ve lo ricordate. Comunque, in un precedente video ho fatto vedere che cercavo una foam per lavarmi il viso e loro mi hanno venduto invece diciamo una crema per pulire il viso. No, raga, veramente l'ho pagato un botto quel detergente viso di Chanel, ma è di un aggressivo. No, proprio no. Anzi, aspettate che stacco perché ve lo voglio proprio far vedere. Eccolo qui, non era la crema, bensì era la mousse, raga, vi giuro, super, super bocciato. Questo prodotto costa piuttosto tanto, ma altro che anti pollution, cioè questo proprio ti toglie proprio la faccia, cioè è talmente aggressivo, cioè mi dispiace per Chanel fare questa cattiva pubblicità, vabbè, tanto i miei video, ma chi se li fila? Però veramente, cioè, Chanel è un brand veramente fantastico, però questo prodotto per lavare il viso troppo, troppo, troppo aggressivo. Praticamente lo usate una volta e avete la pelle grassa, che io poi non ce l'ho per niente grassa, avete la pelle grassa per tipo una settimana. Quando è stata qua mia figlia, l'ha provato il giorno dopo, era arrabbiatissima perché ha detto: "Ma mamma, ma che prodotto è? Non va bene di qua e di là." Quindi l'ha testato anche lei. Lei invece è tendenzialmente una pelle, anche per età, comunque sia grassa, e ci si è trovata malissimo anche lei. Io adesso veramente non so cosa farci con questo perché neanche dici se lo regali. Cioè, non è che ti puoi mettere a regalare un prodotto che comunque ti va a rovinare l'equilibrio della pelle, capito? E poi praticamente è paragonabile a questo. Questo però non l'ho comprato in full size, eh. Questo per fortuna mi avevano dato diciamo, dei campioncini ed è praticamente aggressivo come questo. E quindi niente, raga, vabbè. Vabbè, amen. Allora, io direi di cominciare. Su che cominciamo? Con che cominciamo? Cominciamo da quello che c'è prima nello scontrino. Ok, ci sei tu. Allora. Qui adesso ci vuole un quarto d'ora soltanto per dire il nome ed è la Airbrush Flawless Finish Complexion Perfecting Micro Powder. Ok, Charlotte Tilbury è così, c'ha sti nomi veramente infiniti. In verità non la dovevo prendere, ero alla cassa e lì alle casse ci sono quei settori, quei piccoli settori. Con tutte le mini size. E che fai, non te la prendi? Cioè, io che comunque non l'avevo mai provata, questa qui non l'ho mai provata,
Ne ho sentito parlare stra bene di questa cipria di Charlotte Tilbury. Una mini size così piccola. Così, come veramente così? Sì, così. E praticamente l'ho presa. Troppo bella. Allora, qui ce ne sono. Allora, intanto ho preso la numero 1, quindi la Fair. Fair, sì. E dentro ce ne sono 3,4 grammi. Molto comoda anche per il viaggio. Tante volte mi dovesse piacere, anzi la tolgo da qui, vai lì. Poi, però qui ho lasciato tutto così, ok, facciamo così. Allora, questa l'ho pagata, vedete, mi stavo dimenticando, l'ho pagata 28 euro, invece quest'altro l'ho pagato 18 euro. Allora, questo è il secondo che io compro ed è il Brow Freeze Gel di Anastasia Beverly Hills. Raga, questo non è che vi fissa le sopracciglia, cioè questo ve le inchioda praticamente, cioè ve le lascia lì come le mettete, è perfetto per l'estate. L'estate perché comunque sia si suda, ci si tocca spesso il viso, le sopracciglia, ma soprattutto per il mare. Cioè questo non lo so. Non lo so voi, però io ho un sacco di sopracciglia e quando vado al mare mi svolazzano qua e là. Nonostante io metta un leggero fissatore, però poi alla fine, quando è in estate, vado sempre su di lui. Il pack è molto carino, carino, è gommosino, quindi è soft touch. Sapete, io vado a guardare anche queste cose. C'era anche il pottino, questi sempre vicino alle casse, eh. Questi sempre vicino alle casse, e sono delle trappole, devo dire. Allora, c'era anche il pottino, molto carino, però io ho preferito prendere questo perché sicuramente. Aspettate, eh. Ecco. Quindi con questo è molto più comodo andarlo a stendere. Molto comodo. Veramente, se avete dei problemi con le sopracciglia come ce le ho io, quello ve lo straconsiglio, eh. Allora, Positive Light sei tu. Veniamo adesso a Rare Beauty. Allora, Rare Beauty non è un brand che io ne ho tantissimi pezzi nella mia collezione, però quei pochi pezzi che ho sono veramente fantastici. È un brand che a mio avviso, spesso capita che fa dei prodotti veramente che valgono, veramente eccezionali. E questo highlighter che è già uscito da un po' e che io ti apro da sotto e che io guardavo e riguardavo, alla fine poi l'ho voluto prendere. Vabbè, parte il pack. Che ve lo dica a fare. Anche questo, vedete, anche questo si rifà un po' a quello di Gucci, eh? Quindi questo vintage così con questo rosa antico molto bello, molto elegante, molto raffinato. Mi piacciono molto questi pack fatti in questo modo. Allora, ce n'erano due, quindi io ovviamente sono andata a prendere quello che è leggermente più chiaro, che si chiama Unlighten. Unlighted. Ok, dentro ce ne sono 2,8 grammi e dentro è fatto così. Non vorrei girare troppo perché poi dopo inquadro il cellulare. No, raga, tanta roba. Veramente perfetto qui. Cioè io ci infilo le unghie anche soltanto quando lo apro. No, vabbè, a parte che è veramente super fino, super liscio. Cioè, ma si vede cos'è? Sembra un po' una luna. Sembra un po' una luna piena, luminosissima, veramente bello. Sono sicura che io andrò a prendere anche quell'altro, quello per le perle. Aspettate perché questa volta me la sono presa qui la salviettina struccante nel tanto
Nel frattempo si sente la cagnolina che abbaia. Dovrei tagliare, vero? Sì, dovrei tagliare. Allora, l'illuminante l'ho pagato 29,90 e invece per questo qui di Givenchy, questo l'ho pagato 34,50. Insomma, piuttosto caro, eh. Allora, io di questo qui ho anche quella più grande, però in un'altra colorazione, e mi serviva anche questa qui più piccolina, perché quella di Givenchy, la classica, la full size, è veramente tanta roba, è proprio molto molto grande, e quindi io ho pensato di prendere questa più piccolina. Tra l'altro, l'altra è per una colorazione di pelle leggermente più scura, quindi è perfetta, ce l'ho sia quindi per l'estate che per l'inverno. Allora, di queste ce n'erano molteplici colorazioni. Io l'ho presa, è la numero 3, che è per pelli chiare, però c'era anche quella per pelli molto chiare, ma era bellissima, erano stupende le colorazioni. Sapete, questa è quella così divisa in quattro, ed erano veramente molto molto belle le colorazioni. Sapete, io, vabbè, l'occhio va anche su queste cose. E ad esempio questa parte era tipo turchese chiara chiara, l'altra verde acqua, poi c'era giallina, c'era pescatina, veramente era bellissimo. E però era per pelli troppo troppo chiare. Poi c'era anche quella invece per pelli molto molto scure, che aveva gli stessi colori di quella chiara, però erano molto più profondi, molto più cangianti, forti come tipi di colori, però sempre un bel turchese profondo, anche un bel verde acqua, però molto intenso. Alla fine, ecco, quella che andava bene invece per il mio incarnato era questa, così, questo colore piuttosto anonimo. Però, regà, non è che mi potevo andare a comprare quell'altra perché mi piacevano i colori. Mi sono presa quella che andasse bene per il mio incarnato. E quindi qui sotto c'è questa parte, quindi rosino, pescatino, e poi c'è, sì, insomma, un bianco e un altro rosino. Vabbè, comunque. E vediamo, aspettate perché... Forpocler, sì, ok, pelle chiara, ok. Mi piace un casino anche Givenchy come marchio, bello, proprio bello. Ha la sua spugnetta che io non userò mai. E basta, vi ho fatto vedere tutto? Ok, anche questo lo posso buttare, anche questo. Basta, mi sembra di avervi mostrato tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia intrattenuto, e ci vediamo alla prossima. Ciao!